La Napoli Solidale si è data appuntamento quest'oggi a Napoli presso l'Associazione di Volontariato a Ruota Libera, sita al Vomero in via Caldieri. Una iniziativa promossa dall'assessorato ai giovani del comune di Napoli, guidato da Alessandra Clemente. Uova di Pasqua sono state distribuite ai giovani dell'associazione, di cui i volontari si occupano del benessere psicofisico. Testimonial della iniziativa è stata l'attrice e cantante Anna Capasso. Prenderci cura dei più deboli, dei più fragili è veramente la chiave di sviluppo più forte della città di Napoli. È per questo che siamo qui ed è per questo che incoraggiamo non soltanto questa associazione, ma chiunque in questa città ha deciso di fare la differenza e che rende Napoli in questo momento una vera e propria città, punto di riferimento per la solidarietà, per l'umanità e soprattutto per le iniziative che vedono gli altri al centro delle nostre attenzioni. Dobbiamo aiutare le persone meno fortunate di noi e lo facciamo anche simbolicamente con un semplice uovo di Pasqua per dare un attimo di sorriso, ecco, alle persone che magari in quel momento non hanno la possibilità. E lo facciamo con grande coraggio, con Alessandra Clemente. Abbiamo sposato questa iniziativa, così è nata parlando in una manifestazione, proprio queste cose all'ultimo minuto e abbiamo progettato questa giornata e ci è riuscita, infatti siete qui con noi, è la cosa più bella che possa esserci. Se c'è la possibilità di poter eventualmente, pure una piccola cosa che può dare un sollievo alle persone che ne hanno bisogno, secondo me è giusto che bisogna farlo. È sicuramente una giornata importante, come ha detto Alessandra Clemente, è un modo per far conoscere una realtà e per creare la rete sociale che è necessaria per il nostro territorio. Ruta Libera è una onlus che è nata circa 10 anni fa e che si occupa di attività per ragazzi diversamente abili. Abbiamo 2 sedi al Vomero e ogni giorno offriamo loro tantissime attività ludiche, ricreative e sociali. Dalla mattina al pomeriggio. E poi abbiamo una comunità di accoglienza per ragazzi senza, disabili senza genitori, dove lavorano in un bar, vivono in una casa comune e si occupano della fattoria didattica del miele.